colpi di artiglieria in lontananza. Non so nemmeno che giorno è. Sono già passati 2 mesi dal primo contagio. Sembrava uno scherzo finché non ci ha colpiti da vicino. Ora è ovunque. Mi mancano le cose semplici, come poter uscire di casa per fare una passeggiata. L'importante sono le precauzioni. Mascherina, guanti, disinfettante. Andrà tutto bene, ma non toccatevi. Quando la morte ti tocca da vicino, non sei più lo stesso. Lo vedo negli occhi delle persone. Non sanno se possono fidarsi di te. In un attimo, tutto quello che hanno può essere spazzato via. Basta una parola o un gesto di troppo. Eppure, bisogna fare qualcosa. È il nostro dovere di cittadini. Stare a casa, fare il meno possibile e attendere il prossimo comunicato del presidente. Vorrei scrivere una lettera a Babbo per fargli coraggio, ma è troppo pericoloso. Quando lo zio è morto, non gli abbiamo potuto fare neanche il funerale. Niente abbracci, solo videochiamate. Ma ognuno resta a casa sua, col suo dolore. Vorrei almeno avere una radio per non sentirmi così sola. Fake news, raccomandazioni, ipotesi. Come si fa a prenderla sul serio questa cosa? Come si fa a non prenderla sul serio? Vorrei che la gente smettesse di morire per un'idea. Ma anche il futuro è un'idea. E senza quella speranza saremmo perduti. Parlano di ripresa. Bisogna crederci. Come si fa a costruire qualcosa quando non si hanno certezze? Ci sarà così tanto da costruire. Questa è l'unica cosa certa. Ognuno dovrà dare il suo contributo, per piccolo che sia. Il nostro futuro sta cambiando e non sappiamo come. E tu? Che futuro ti immagini?